E benvenuti a tutti in un nuovo episodio dell'Ista Cronista. Oggi siamo allo zoo di Pistoia, io e la Giulia alla ricerca di animali carini e coccolosi da vedere e nutrire con un pacco di noccioline. Qui possiamo ammirare un orso. Sono io, scusate. Laggiù ci sono dei paperi. Poi un barbagianni che viene incuriosito dalla miteleamera, manco fosse un tarpone. Eccolo. Comunque io prima ragionavo di noccioline. Io e Giulia si eravamo comprati un chilo alla Lidl e poi non si poteva più da mangiare una sega ad animali come prima. Peccato, peccato. Qui c'era un cammello spiaggiato che poveraccio, 29 gradi moriva. Qui d'oltre si rincorrevano e facevano anche cazzi sua. Qui un orso. Ma no, so io. Qui la strana coppia, capibara e pavoni. Boh, a caso. Qui iguanone di 8 kg che si faceva i cazzi propri nella gabbia. Qui pinguini, che carini. Facevano il bagno. Guardali che carini, sembrano dei piccoli missilotter nell'acqua. Guardali, sono così coccolosi. No, a parte tutto, cioè sembrano dei mongoloidi quando ammirano e quando notano sono dei missili. Clamoroso. A parte un ghiacciolo 3 euro, che è un furto, io me lo ricordavo molto più bello lo zoo. Però questa volta via era parecchio sottotono, cioè tutte le bestie vele grosse, vele attive, vele di buone mordano, che sgraffiano e fanno male, non c'erano. E il leone era spiaggiato da una parte. E la tigre era morta. E l'ippopotamo non pervenuto. E il lupo sparito. E l'orso che dorme. L'unica cosa belline erano vestiosini via, friani, suriati e timon che si facevano cazzi sua, ovviamente. Non ci cavavano di strisce. Infatti Giulia prova a disturbarlo. Guardate, corditina. Scusa. Loro ovviamente non la cano e fanno bene. Tra l'altro avevano detto un dagli da mangiare. E Giulia ha dato anche da mangiare. Avevano detto anche un di toccarlo e si è toccato. E alla fine si fa cazzi nostri. Anche perché si era preso un bussolo da un chilo di noccioline, da arachidi, insomma. E non si potevano di buono dare nemmeno a piccioni tra po'. Ma è Alede. E poi perché? Poi perché, guarda là, sono depressi questi poveri animaletti. Guarda lì, hanno bisogno di un po' zucchero di ignoranza. Infatti via alle scimmiotte non ci si è fatta davvero. Gli si è dato le noccioline, ragazzi. Si sono infilate sulla lente della telecamera e poi gli si passavano tipo a carcerati a Don Bosco a Pisa. Da quanto è che sei dentro? 5 anni, signor. Dammi una nocciolina, dammi una nocciolina. Una nocciolina. Poi ci hanno ingannato con lo spettacolo dei suricati. Praticamente gli hanno dato da mangiare dei blattoni, dei piattoloni enormi. Ragazzi, se avete un'infestazione di piattole a casa, dovete prendere un suricato. Ultima cosa che abbiamo fatto, siamo andati nella zona dove ci sono i lemuri, quindi The Julian. E niente, gli hanno dato da mangiare, insomma c'erano veste bestiole che si facevano anche qui abbondantemente i cazzi propri. E la tipa ci ha spiegato che gli animali che ci sono allo zoo non sono stati chiappati nelle riserve a giro per il mondo, capito? Sono nati in cattività. Quindi non rompete i maroni, poveri animali, liberateli, perché se li liberate, muoiono.